Arrivo in parata per Manlio Moro e Davide De Pretto, con i due ciclisti in forza alla Zalf che nell'ordine hanno tagliato il traguardo del 22esimo trofeo Menci in piazza Garibaldi a Castiglion Fiorentino, completando i 154 km di percorso in 3 ore e 40 minuti. Staccato di 12 secondi il sudafricano Travis Steadman del team Kubeka, che ha conquistato così il terzo gradino del podio. Quarto posto per la Opla Petroli Firenze con il ciclista originario di San Giustino Umbro Lorenzo Quartucci. Veramente un bel circuito, secondo me è adatto alle mie caratteristiche, appunto perché comunque questi strappetti riesco a, diciamo, saltarli via molto bene. E oggi stavo bene, abbiamo corso benissimo, la squadra ha corso veramente bene. Abbiamo tirato tutti per noi, c'era Moro che stava bene. E alla fine sì, era quello che stava meglio, ha tirato la volata per me facendo il vuoto e la lasciata che se l'è meritata. The racing, it took a while to get started. Sono molto soddisfatto, la corsa mi è piaciuta davvero tanto, il team ha corso bene. Nel finale ho cercato di star dietro al treno Zalf e ho vinto lo sprint. Davvero un bel risultato. Yeah, it was a good race for the team. Grande successo dunque per la gara riservata d'Elite Under 23 che ha portato i riflettori del ciclismo nazionale con 154 corridori sulle strade castiglionesi. La manifestazione è stata organizzata dal team Forte Braccio in collaborazione con la C Castiglionese e il fan club Daniele Bennati. Proprio il commissario tecnico della Nazionale di Ciclismo su Strada era presente al via della partenza ufficiosa insieme al sindaco Mario Agnelli. È stato organizzato sulla spinta dei 20 e passa anni precedenti e con un numero importante. La competizione è riuscita anche da un punto di vista sportivo, quindi direi una bella festa di sport.